Incontriamo il presidente dell'UPA Lorenzo Sassoli De Bianchi al convegno organizzato dallo IAP per il 45esimo anno di vita e chiediamo quali progressi sono stati fatti all'interno delle aziende che l'UPA rappresenta nei confronti della correttezza dei messaggi pubblicitari e nella concorrenza quindi regolata da criteri sani. Ma guardi, l'istituto di autodisciplina è stato creato dalle aziende stesse nel 66, quindi compie 45 anni, è un istituto a cui le aziende si sono sempre adeguate in termini di comportamento. Pensi che l'istituto di autodisciplina ha modificato i suoi regolamenti 42 volte in questi anni, quindi questo vuol dire che si è costantemente adeguato alle esigenze della società. E le aziende si impegnano per definizione a rispettare le regole dell'istituto della disciplina. Quando parliamo di casi specifici di solito parliamo di eccezioni, perché pensiamo che gli spot pubblicitari o comunque gli avvisi pubblicitari sono decine di migliaia nel corso di un anno e di solito ci ritroviamo poi a parlare di due o tre casi di trasgressione. Quindi possiamo dire che in generale da parte delle aziende c'è un grande senso di responsabilità e di correttezza nei confronti della pubblicità stessa. Ecco, quale invece autorità nel suggerire alle aziende stesse di adottare linguaggi più rispettosi nei confronti, diciamolo anche, dell'intelligenza dei consumatori o dell'utilizzo per esempio del corpo femminile nei messaggi pubblicitari, appunto quale potere, quale influenza può esercitare l'associazione? Ma innanzitutto l'istituto di autodisciplina ha delle norme specifiche a tutela del ruolo femminile, del rispetto del ruolo femminile in ambito della comunicazione. In più oggi il Ministero delle Pari Opportunità, insieme a noi ed insieme alla sua comunicazione, sta cercando di sensibilizzare l'opinione pubblica e anche le imprese per quello che riguarda appunto una maggiore attenzione al ruolo femminile nella società. Da parte nostra c'è la massima sensibilità e la massima attenzione. È evidente che si può fare meglio, dobbiamo lavorare con più responsabilità e con più trasparenza e in questa direzione noi stiamo andando. A parte l'utilizzo del corpo femminile, sul quale è previsto un convegno, come aveva anticipato in una precedente intervista, quali sono gli argomenti secondo lei sui quali la pubblicità deve migliorare nel rispetto proprio del consumatore? Ma al di là del corpo femminile, è proprio il rispetto del ruolo femminile nella società. Se noi dipingiamo sempre la donna come la donna di casa che si occupa delle pulizie della casa esclusivamente, cioè lo fa solo lei, dell'educazione dei bambini e della cura degli anziani, questo non corrisponde a quello che oggi è la società o a quello che si vorrebbe che la società fosse, con una divisione di compiti, ad esempio. Ecco, in questo senso noi dobbiamo, quando pensiamo ai modelli pubblicitari, dobbiamo riflettere a fondo. Allora, un'ultima domanda sul mercato pubblicitario. Si sta chiudendo il primo trimestre, che segnali ci sono? È un anno piatto. È un anno, noi abbiamo previsto una crescita, una lieve crescita per la fine dell'anno, io penso che rispetteremo queste previsioni. Non è stata una buona partenza, ecco, siamo a livelli dell'anno scorso, l'aumento delle materie prime, una certa sofferenza del largo consumo e in generale una situazione economica che è abbastanza stagnante fanno sì che anche gli investimenti pubblicitari lo siano. E anche le tensioni internazionali a noi vicine possono influire in qualche modo nell'atteggiamento psicologico dei consumatori? Dei consumatori forse sì, delle aziende direi in questo momento no, nel senso che le previsioni degli investimenti pubblicitari sono in qualche maniera rispettate, ecco, non direi che ci sono stati dei cambiamenti radicali. Non se l'aspettava comunque un inizio d'anno così piatto? No, ce l'aspettavamo, tant'è vero che avevamo previsto una crescita di poco superiore all'1%, noi ci aspettiamo un anno diciamo di abbastanza stagnazione. Bene, con Lorenzo Sassoli De Bianchi è tutto, per ADV Express TV, Salvatore.